è finalmente cominciata la YouTuber League, il nuovo campionato di YouTube Italia. E per cominciare a fare sul serio da subito, il primo incontro ha messo di fronte Milan e Inter, regalandoci una partita mozzafiato piena di colpi di scena e di grandi emozioni. Match che avete visto perché è uscito il 1° settembre su YouTube, quindi quasi una settimana fa. Però ovviamente per chi non l'avesse ancora visto, io vi invito a rigustarvelo passando qui sopra nelle schede o sotto in descrizione. In ogni caso non vi faccio particolari spoiler, almeno in questo video, però ci siamo divertiti davvero tanto, come alla YouTuber Summer Cup, come nei derby degli YouTuber che hanno preceduto questa nuova YouTuber League, e oggi siamo qui con una sorta di vi porto con me. D'altronde l'ho sempre fatto per eventi di YouTube, per telecronache e per altre occasioni speciali. E beh, era la prima partita e quindi ho pensato di regalarvi anche un dietro le quinte, scene che non avete visto, legate alla partita, al video e quindi un po' dietro le quinte di quella roba là, ma anche, e qui già rido perché in realtà l'ho vissuta malissimo su a Milano, varie vicissitudini che abbiamo vissuto pre e post evento e che mi hanno coinvolto. Ma se mi seguite su Instagram già sapete, e chi era con me lì già sta ridendo. Ma prima di partire non posso che invitarvi ad iscrivervi al canale, che è fondamentale per non perdervi le prossime partite della YouTuber League, a partire da Lazio-Napoli, che sarà il prossimo incontro. Il 12 di settembre ci sarà l'evento e poi successivamente uscirà il video, ma ovviamente seguitemi su Instagram per scoprire quando uscirà il video qui su YouTube. Ma tornando a noi, vi inizio a raccontare di un viaggio che non è stato propriamente sobrio, perché è partito subito con un cambio di programma. Cioè prima di iniziare a viaggiare già c'era stato un cambio di programma, perché io sarei dovuto partire per comodità il giorno prima, dato che per questi eventi Roma-Milano mi sposto in macchina per portare l'attrezzatura e ovviamente tutto il resto con comodità. E in questo caso il giorno prima sarebbe stato il 28 agosto, perché il 29 c'era l'evento. Però il 28 agosto avevo una telecronaca per DAZN nel tardo pomeriggio e quindi partire sarebbe stato poi impossibile. E quindi l'ingenuo Federico cosa ha fatto? Beh, partiamo il 29, qual è il problema? 5 ore stai a Milano, ti pare che ci sono incidenti o vari imprevisti del caso? Impossibile, specie conoscendomi. E allora proviamoci, sveglia che è suonata prestissimo e insieme a me sono venuti a farmi compagnia e a darmi una mano per l'evento mio cugino Alessio, che è sempre presente, e Mengo, che è una divinità, insomma, una figura mitologica che vabbè, Mengo è indefinibile. Sei carico per questa giornata straordinaria? No, ieri non vedi. Ciao. Così, dopo aver accuratamente sistemato tutte le cose in macchina, almeno credevo, siamo partiti per Milano con questi bei palloni dietro, che carini, quelli della Serie A, vi piacciono? A proposito, ma non c'entra niente, andiamo avanti. Matteo, buongiorno. 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 Tutto a posto, tutto bene? Sì, sì. Pescato stamattina? Sì. Bene, ora si spiega grande l'outfit. Preso anche Matteo Filipponi, che è il nostro DJ di fiducia per questi eventi, siamo partiti ufficialmente per Milano e il viaggio, come sempre, insomma, ha lasciato un po' a desiderare per quanto riguarda la sobrietà. Comunque poi ce l'abbiamo fatta entrare tutti in macchina, ma con questa situazione abbiamo l'autista che, insomma, è scarso sì, a guidare. Sì, è proprio tutto anche a strada. È scarso a guidare, ma non glielo dite. Sta cascando tutto. Abbiamo Giù, Matteo Filippone che mi arriverà in faccia da un momento all'altro se prendi l'altra curva. Ma è morbido il mio zaino, non ti preoccupare. Vai. Bro, ma che ne pensi di rimanere così per tutto il viaggio? Comodo, perfetto. Ti giuro, veramente comodo. Non abbiamo... quella valigia stava lì. Però non abbiamo mai, scusa, lei se mi frena sulle rotonde magari è meglio. Non abbiamo mai detto che sarebbe stato un viaggio comodo. Quello che abbiamo detto e che sosteniamo è che arriveremo sani e salvi alle 13:42 a Milano. Eccolo, eccolo, mamma mia, sull'interna, Mengolini, mamma mia, che sorpasso, signori. L'ultima volta abbiamo fatto un evento a Milano io e te, tu facevi il fotografo. Esatto. Cosa è cambiato da quel giorno? Come ti senti cresciuto umanamente? Come mi sento cresciuto? Vabbè, non mi sento cresciuto, non ti senti, c'è cresciuto solo un obiettivo. Da quando ero bambino? Da quando ero bambino! Solo un obiettivo! E oggi comunque hai portato, cioè il primo evento della YouTuber League. Ti parte bene. E a metà dell'opera. Mi scusi, lei, uomo dentro le valigie, qual è la sua sensazione invece per questo evento? Oddio, siamo più a mamma, che
sensazioni? Appunto, il fatto che il primo evento della YouTuber League è importante. Come hai detto tu, il ben comincia già a metà dell'opera. Tu sentirai, secondo me, la pressione, essendo il primo evento, cioè essendo la prima partita di un evento nuovo. Però ci divertiamo. Sì. Poi purtroppo manca la frutta, però compensiamo con il primo. Compensing, classico termine anglofono, compensing. E come se non bastasse, ovviamente, l'incidente l'abbiamo trovato, anzi due a dire il vero, che ci hanno fatto tardare di parecchio, perché dovevamo arrivare a Milano alle 13.43 inizialmente e invece siamo arrivati alle 15.30. Però eravamo ancora abbastanza in orario, considerando che l'evento sarebbe iniziato alle 17.30. Bastava che andassi in camera a farmi una doccia, cambiarmi, mettendomi qualcosa di carino, e che andassimo poi al campo con l'orario massimo che mi ero dato nella mia testa di arrivo lì tra le 16.15 e le 16.30, per poter montare tutto con calma. Peccato che io non conosca la parola calma nel mio vocabolario. E non solo, perché c'è stato un piccolissimo problema che ho notato appena ho aperto il portabagagli. E non vedevo la valigia coi vestiti. Scusa? Ti ha lasciato la borsa con i panni e tutto sul letto. E poi c'avevi pure i cavalletti là. No! Non c'ho il cambio, non c'ho la camicia. Pensiamo alle soluzioni, non c'ho il bagno schiuma. Io più guardo questa clip che mi ha fatto Matteo e più mi viene da ridere, perché nella disperazione più totale, se ci fate caso, io ho un attimo di lucidità in cui penso soluzioni, che facciamo? Quindi ho dato la mia carta di credito a Mengo, che gentilmente assieme ad Alessio, mio cugino, è andato a comprarmi qualcosa, e io nel frattempo mi sono fatto la doccia. Ma capite che nella mia testa c'era, non so se avete presente, voi avete una cosa importante da fare da qui a qualche giorno. Durante la notte, mentre dormite, fate un incubo, e l'incubo è tipo: sto in ritardo per tutto quello che devo fare, ho un'interrogazione, non sono preparato, va tutto male, insomma tutto quello che voi potete pensare di negativo, però poi vi svegliate e dite: oh, era un sogno, dai. Ecco, pensate in me. Adesso siamo anche rimanere così, Meno male che sarei tornato a Roma il giorno dopo e non una settimana dopo, perché sennò finivo i soldi nella carta di credito a forza di comprare roba, porco tutto. Allora, la doccia rigenerante l'abbiamo fatta noi due, solo che lui è vestito, io no, per la situazione molto simpatica che avete visto prima. Quindi il buon Mengo, il nostro autista, assieme a mio cugino sono andati a recuperarmi qualcosa di simpatico. Me devo fidare? Secondo me, ni. Cioè, ormai tanta la situazione è questa, cazzo devi fare? Io adesso una cosa che devo fare è andare su YouTube, perché sono le 15.52, 17.30 inizia l'evento, io ho questa voce qua, quindi quello che posso fare è come scaldare la voce. Prima di cantare. Ma io non voglio cantare. Dopo questa, la voce è calda. Direi di sì. Allora, visto che io sono un bel ragazzo ma non ho un bel fisico, diciamo che aspettiamo Mengo e ci vestiamo entro 3, 2, 1. Allora, secondo me la situazione è migliorata. Almeno sopra, perché abbiamo una camicia di lino splendida, mentre sotto abbiamo i pantaloncini del Manchester. Perché? Perché però? Perché quest'uomo alle spalle della camera, che dobbiamo ringraziare di cuore, lui, esatto, l'autista, dobbiamo ringraziare di cuore per averci preso la camicia, ha preso un paio di pantaloncini eccessivamente stretti. Quindi, con l'evento alle porte, cioè ai minuti, cioè sta iniziando, stiamo in ritardo, porco tutto, dobbiamo tornare ancora al negozio, cambiare i pantaloncini e poi ci vediamo al campo. Andiamo, corriamo, su. Ci riesco, prendo i pantaloni, salgo in macchina, me li metto con sobrietà e niente po' di meno che alle 17 e 03 arrivo al campo. Devo dire che ero molto titubante su questo evento, in particolar modo sulle persone, perché noi siamo abituati a fare eventi a Roma per tanti motivi. La Summer Cup si fa qui e gli eventi tra Roma e Lazio, da un punto di vista di pubblico, li abbiamo potuti fare con più costanza rispetto a quelli tra Milan e Inter, più per una coincidenza sfortunata, nel senso che c'è stata una pandemia e ovviamente abbiamo fatto tanti eventi a porte chiuse su a Milano. Quindi era una scommessa e io un po' me la stavo facendo sotto da questo punto di vista. Però arrivato al campo sono stato meravigliosamente sorpreso da un sacco di persone che mi hanno accolto lì nel parcheggio. Neanche potevo scendere dalla macchina, solo che mi hanno ricordato subito un dettaglio. Non hai fatto dimenticare i vestiti? Ah, vabbè, questa è Roma, però li ho comprati, va bene. Facciamo tutto là, ok.
Allora, da sentire un po' il pubblico, tipo, voi che squadra ti fate, ragazzi? Napoli. E perché siete qui? Così chiedo, chi segna oggi? Gnabry. Che va, fino in fondo, Gnabry! Chi segna, del Milan? Lazza, sicuro. La decide Lazza, vince il Milan? Può essere. Che può andare da solo, in area, Lazza! Allora, questo è lo scenario in cui oggi si daranno battaglia Milan e Inter. Accanto a me però, ragazzi, c'è Lasagna, oggi è la tua conduttrice. Come te la senti? Sento molto bene, sì, sono contenta, sono... Carica. Carica, molto. Emozionata? Abbastanza, sì, devo dire di sì. Tesa, te la stai a fa sotto un pochetto? Un po' sì, perché non so per che squadra ti fare. Ciao, le do il benvenuto a Lasagna, ciao! Ciao! Come stai? Molto bene, tu? Bene, so che sei un'esperta di calcio. Massimi livelli. E si va con il primo giro rosso nero. Mi avvicino io un po'. Sì, ma lì. Perfetto, quando... Aspetta, beh, stai registrando? Ah! Parti così. Lei. No, no, potete dire. E con gol! Non ci credo! No, dopo il palo! Madonna, ma che è? Vedi? Il nostro girone è quello della sud, vediamo che succede, perché scoppiamo. Vabbè. Adesso lo fai. Vabbè. Hai anticipato il finale. Ok, allora. Perché scopriamo piano piano tutte le altre partecipanti. Questo è quello che rimane. I due pazzi, me e Giacomino. Che senza a scaricare lui, i file. A scaricare i file, che senza di lui non si fa mai nulla. E siamo qui in un campo adesso vuoto, ma vi posso assicurare, lo avete anche visto, che è stato un pomeriggio meraviglioso. Vi dico la verità, io vi sembrerò banale, troppo umile, ma non do mai per scontato il sostegno del pubblico, che è sempre lì sugli spalti, specie se a Milano, perché a Roma abbiamo fatto tanti eventi, a Milano meno, con il pubblico. Oggi le curve che si lanciavano, cori, tutto meraviglioso, tutto assolutamente meraviglioso. Ho più voce adesso che prima della partita, questo è altrettanto clamoroso. Adesso serata tranquilla, Milano, ci divertiamo, domani si riparte per Roma e poi comincia il montaggio di questo primo evento della YouTuber League. Ed eccoci qui, più di 24 ore dopo l'ultima clip che avete visto, perché è tardissimo del 30 agosto, siamo appena tornati a Roma, siamo, come vedete dalla mia faccia, un po' distrutti, però cioè, io sono, la cosa bella è quando torni a casa e qualcosa o qualcuno ti dà il benvenuto, in questo caso qualcosa. La valigia che avevo preparato ieri con i vestiti è qui e c'era tutto, pensate, tutto, anche il diffusore per il mio bel riccio, qualsiasi cosa. E poi invece sto così, con vestiti comprati, ma vabbè, pensiamo a montare il video, cioè non adesso, domani mattina, adesso vado a dormire, sono distrutto.